Allora, buonasera a tutti. Scusate il ritardo e scusate la impreparazione, perché questa, diciamo che vorrei che fosse anche una serata molto collaborativa, perché io mi ero armato di diversi buoni propositi che poi non sono riuscito a completare, sia per mancanza di tempo sia per mia incapacità, cioè per mancanza di conoscenze tecniche adeguate. Comunque, l'idea era nata dalla solita voglia che tutti hanno, no? Io non so, leggendo anche tutti questi gruppi che ci sono su Facebook, io sto un po' su Linux Italia, poi uno di questi qua, siccome c'era un sacco di gente che rispondeva in modo sgarbato, allora ha creato un altro gruppo a parte, si chiama GNU Linux installazione e supporto, una roba del genere, insomma, che in pochi giorni si è riempito, in pochi giorni si è popolato di qualche centinaio di persone. E allora tutti quanti stanno sempre a chiedere: ma qual è la distribuzione più leggera, qual è il desktop più leggero? E allora chi dice questo va velocissimo, poi con l'altro la installa, dice ma a me mi va lento, eccetera eccetera. Quindi praticamente diciamo che, cioè, è chiaramente difficile trovare un'unità di misura oppure una forma così di misurazione di quella che può essere la reattività e la prontezza di un ambiente di lavoro, perché chiaramente stiamo parlando del desktop, quindi stiamo parlando intanto dell'interfaccia grafica che abbiamo scelto di utilizzare, e come tutti sanno in Linux ce ne sono diverse decine. E poi appunto questa interfaccia grafica girerà più o meno velocemente a seconda di come è stata concepita, di come è stata scritta, a seconda di quante risorse di sistema ha bisogno, a seconda di quante risorse di sistema la macchina gli dà. E nonostante questo, chiaramente da una distribuzione all'altra si notano inevitabilmente certe differenze. C'è chi dice che la Debian è più veloce dell'Ubuntu, in effetti a parità di installazione di cose installate, per esempio aprire un file manager su un Ubuntu oppure aprire un file manager lo stesso file manager aperto sulla Debian, si ha l'impressione, poi non lo so se è solo un'impressione, si ha l'impressione che questo file manager si apre un attimo prima, e così via. Poi anche per altri programmi, chiaramente so, ci sono programmi che sono lunghi ad aprirsi al primo avvio, per esempio Google Chrome ci mette parecchi secondi prima di essere operativo, così come Firefox, eccetera eccetera. E quindi chiaramente c'è una difficoltà nello stabilire se effettivamente una certa versione, una certa distribuzione che ho installato su questa macchina va più veloce di un'altra oppure no. Quindi io volevo anche dotarmi di una sorta di strumentazione tecnica, cioè riuscire a capire tramite, non so, degli script o tramite dei comandi da terminale quanto tempo effettivamente ci impiegasse un programma per aprirsi oppure per fare determinate cose. Chiaramente, ovviamente, non ci sono riuscito, perché se io apro Google Chrome, ecco, l'unica cosa che posso fare qua è prendere il contasecondi, gli do il via, lo faccio partire e poi vedo che quando Google Chrome si è stabilizzato, fermo e vedo che ci mette un tot secondi. Chiaramente è molto empirica la cosa. Mi ero riproposto di cercare di fare una sorta di misurazione dal terminale, però non ci sono riuscito perché non ho trovato niente, non sono riuscito a trovare qualcosa di simile al riguardo. Quello che sono riuscito a trovare sono dei comandi time, per esempio se uno ha una lista di comandi su uno script, cioè mette un time all'inizio, un time alla fine e poi reindirizza l'output da qualche parte, allora vede a che ora è partito lo script e a che ora finisce. Però nel nostro caso, insomma, un Google Chrome che io lancio dal terminale e scrivo Google Chrome sul terminale, poi quello si apre, però io come faccio sul terminale, non ho un riscontro che mi dice ecco, ho finito, sono pronto. E quindi comunque, diciamo, ecco, non sono riuscito ad aggirare questo ostacolo.
Poi chiaramente la scelta, e questa è una debolezza mia, la scelta è, l'ho fatta cadere sul desktop Mate, si dice Mate? Sì. No, perché il mio inglese è molto pescivendolo, quindi non abbiate pazienza. L'ho fatta cadere sul desktop Mate perché è uno dei miei preferiti, diciamo, come compromesso, diciamo, fra leggerezza, ormai tutti parlano di leggerezza, come leggerezza e come prontezza, e anche come completezza, diciamo, perché dispone di, praticamente di tutto, diciamo. Per chi non lo sapesse, Mate, diciamo, è un fork del vecchio GNOME 2. GNOME 2 era la classica interfaccia GNOME, cioè quella simile Windows con il pannello, ecco, questo è un pannello, no? Con il pannello, che sul pannello c'è, oppure in Windows si chiama barra di, non so come la chiama, barra di stato, dei vecchi Windows sto parlando chiaramente. Insomma, il classico pannello dove noi abbiamo, da una parte abbiamo l'orologio e con le icone, con le varie icone, non so, per esempio i volumi montati, il controllo del volume, l'indicatore della batteria, la connessione a internet, eccetera. Tutta questa zona qui si chiama SysTray, cioè vassoio di sistema, perché è un'area dove appunto cioè, applicazioni che girano diciamo in background possono creare le loro notifiche. Infatti qui abbiamo il controllo del volume, la batteria, in questo caso questo che cos'è? La registrazione. Ah, ecco, questa è la registrazione, ok. La rete, il Bluetooth. Ecco, questa è la SysTray, questo è l'orologio, questa è la scorciatoia per spegnere. Qui in mezzo, qui ci sono c'è la lista delle applicazioni aperte, quindi per ogni applicazione aperta avrò un pulsante. Qui ci sono delle scorciatoie che uno può mettere per le applicazioni più frequenti e qui c'è il menu, che in questo caso è diviso in tre voci: applicazioni, risorse, sistema. In altre versioni c'è solo un pulsante del menu e queste altre diramazioni sono interne al menu a tendina. Ecco, Mate in realtà nasce con un doppio pannello, cioè l'interfaccia di default avrebbe un doppio pannello dove in un pannello inferiore c'è la lista delle applicazioni e un altro paio di cose, il cestino oppure il mostra desktop. Io, siccome il mio obiettivo, cioè il mio sogno sarebbe proprio avere un desktop con il pannello, non ce l'ha proprio, però ancora non ci sono riuscito, e quindi l'impostazione che uso io, però è una mia preferenza personale, è avere sempre un pannello a scomparsa, perché mi serve per controllare appunto la zona del display, mi serve per il suo menu, e poi una dock. In questo caso ho scelto la più semplice possibile, che è la Plunk. Infatti ancora non sono riuscito neanche ad aggiungerci il menu, però non fa niente, dove appunto sulla Plunk, sulla dock, è facilissima da usare, perché nel momento in cui io lancio, non so, un'applicazione che non è presente qui, prendiamo un'applicazione a caso, Pluma, ok, noi prendiamo l'editor dei testi Pluma. A questo punto noi abbiamo, ecco, sulla dock in basso abbiamo il Pluma aperto. Vedete che la dock fa praticamente le stesse veci della lista delle applicazioni sul pannello, perché io sulla dock ho le applicazioni aperte e me le fa vedere mettendoci un puntino sotto, vedete? Questo in realtà sarebbe il pannello aperto, e questa non si toglie, non sono riuscito a togliere. Quest'altro è il registratore dello schermo e quest'altro è il Pluma. A questo punto, se io faccio tasto destro su Pluma, gli dico, no, questo è il menu di Pluma, se io faccio il tasto destro qua, gli dico mantieni sulla dock, allora a questo punto, anche se io chiudo Pluma, l'icona di Pluma mi resta qui, poi se la voglio da un'altra parte me la metto dove mi pare. Vabbè, questa è una delle dock a disposizione. Altre dock di questo tipo potrebbero essere la Cairo Dock, oppure la
Docky, di cui questa è un fork. Cioè la Docky è un'applicazione, mi sembra che usa la piattaforma Mono, se non sbaglio. E questo è un fork di questa Docky, che solo che è molto più leggera, perché oggi appunto tutti vanno alla rincorsa della leggerezza, c'ha molto meno opzioni della Docky, e ho voluto provarla, ho visto che non fa capricci, certe volte la Docky mi andava in crash e dovevo rifarla ripartire, questa invece ancora sta ferma qua, e quindi ok, teniamoci questa. Ecco, allora, quindi questo diciamo è un Mate, è un diversamente Mate, perché appunto gli ho modificato un attimino l'aspetto visivo, ma ripeto, questa è una mia preferenza personale. Poi quando andiamo a vedere le macchine virtuali vedrete com'è l'interfaccia Mate di default, e vedrete che appunto ricalca molto quella che era l'impostazione di Windows vecchio stile, cioè vecchio Windows ancora ai tempi dell'XP, diciamo. Bene, e quindi allora, per fare questo confronto, io per cercare di avere un dato più o meno il più possibile oggettivo, chiaramente per non avere, non so, quattro distribuzioni inutilmente installate sull'hard disk, che, da cui sarebbero derivate operazioni di partizionamento, ridimensionamento degli spazi, eccetera eccetera, che in questo momento, già che l'ho recuperato l'hard disk, non meglio che esatto, sì. Era il secondo hard disk da un'antenna che non partiva più. Ecco, quindi che ho fatto? Mi sono installato VirtualBox, partito? Ecco qua. Quindi che cos'è VirtualBox? Scusate, io magari dico cose che conoscete, però io non lo so, quindi faccio il riassuntino generale. VirtualBox è un software di virtualizzazione, cioè è un software con il quale si possono creare delle macchine virtuali, e dentro queste macchine virtuali ci si può si possono accendere, spegnere, e nell'accensione si possono far partire sistemi operativi all'interno di queste macchine virtuali. Sono appunto macchine virtuali perché fisicamente la macchina è sempre questa. Da un punto di vista software viene creata un'astrazione, diciamo, cioè viene creata fisicamente una macchina, si possono stabilire le caratteristiche della macchina, quanta memoria video, quante CPU dare al processore e così via. Si può stabilire la dimensione del disco rigido, poi all'interno del disco rigido si possono stabilire quante partizioni vogliamo mettere e così via. Come, cioè, si lavora esattamente come si lavorerebbe su una macchina fisica, solo che è una macchina finta, diciamo, per cui se si fanno danni si fanno solo all'interno di quella macchina lì e non all'interno della macchina che stiamo usando fisicamente. Chiaramente che danni si possono fare? Non si può fare nessun danno, però chiaramente se io voglio installarmi altre tre distribuzioni su questa macchina devo cominciare a fare delle operazioni di ridimensionamento delle varie partizioni per ricavarmi gli spazi necessari per avere, insomma, quattro installazioni diverse come in questo caso, e quindi dato che un sistema Linux come minimo 5-6 giga devi dare, io sono partito da 10, e quindi già tirar fuori 50 giga o 40 giga liberi qua sarebbe costato un po' di lavoro, un po' di fastidio, e allora sono andato in questa direzione qua. Quindi VirtualBox vuol dire appunto virtualizzazione. Perché virtualizzazione? Perché ci sono anche altri software che lavorano in questo senso. Uno per esempio è QEMU, solo che QEMU è un emulatore, non è un virtualizzatore. Cioè un emulatore che cosa vuol dire? Vuol dire che a livello software viene emulato anche il processore. Che significa? Significa che c'è tutto un pacchetto software che simula il funzionamento di una CPU diversa da quella che è su questa macchina. E quindi questo cosa comporta? Da un punto di vista, magari la medaglia ha sempre due facce, no? Perché io in questo modo posso installare per esempio un sistema operativo
compilato, non so, non c'è più ARM, e allora in quel caso mi ci vuole un emulatore, cioè perché mi ci vuole un software che mi sappia simulare il funzionamento di una CPU ARM che è completamente diversa da una CPU x86 come questa. Questo significa però che la macchina andrà decisamente più lenta del normale. È chiaro che se io voglio avere una voglio emulare, che ne so, un 386, oppure voglio emulare una CPU ARM molto lenta e c'ho una macchina molto veloce, magari avrò un funzionamento sulla macchina emulata che magari si avvicina più o meno alla realtà, però è abbastanza difficile. Per esempio, si possono emulare, so, i telefonini Android, oppure si possono emulare parecchie cose. Questo invece non è un emulatore, infatti si chiama virtual perché è un virtualizzatore. Virtualizzazione che cosa significa? Significa che la CPU che viene usata dentro la macchina virtuale è a tutti gli effetti la stessa CPU che viene usata sulla macchina fisica. Questo, per fare questa cosa, chiaramente ci vuole un'architettura hardware predisposta. Questo qui è un i5, ma sai, no, manco mi ricordo se mi mette un i5, no, sì. No, perché l'i3 non ce l'ha, quindi sì, mi sembra che è un i5, quindi c'ha 4 core, no, c'ha 2 core fisici e quindi 4 core logici. E io nel BIOS di questa macchina, di questo computer qua, posso impostare, posso abilitare la virtualizzazione. Quindi se io abilito nel BIOS la virtualizzazione, io nel momento in cui vado a crearmi una macchina virtuale posso dire al software che c'è la virtualizzazione attivata, e quindi a quel punto io gli do, per esempio, un core alla macchina, e il funzionamento in virtuale equivarrà esattamente al funzionamento reale, cioè la macchina virtuale userà un core, chiaramente quando è libero, della macchina reale. E quindi in questo modo, se uno si accontenta delle prestazioni, abbiamo un funzionamento che è abbastanza simile a quello di una macchina vera. Chiaramente la base di partenza deve essere abbastanza performante e chiaramente deve essere, ci vuole una buona dotazione di memoria, perché altrimenti si fa abbastanza presto a mandare in crisi il sistema. Io per esempio in questo caso ho 4 macchine virtuali, a tutte e 4 le macchine ho dato 2 giga di memoria, qua ce n'ho 8, è chiaro, se le faccio partire tutte insieme e comincio ad usarle contemporaneamente tutte e 4, fargli fare cose anche un attimino, non ti dico importanti, ma medie, chiaramente tutto il sistema chiaramente comincia ad andare con un po' di fatica. Quindi, allora, sempre per chi ancora non conoscesse questo software qua, facciamo un brevissimo esempio di creazione di una macchina. Quindi qua, ecco, ora qui c'è il tema che non si vedono le scritte, comunque io posso fare un clic su nuova, e qui c'ho una scorciatoia, una specie di compositore, ecco, lui mi suggerisce qua tipo della macchina: Microsoft Windows oppure Linux, Solaris, BSD, eccetera. Intanto Windows Box è open source? Cioè sì. Sì. Poi esiste una versione, cioè quella delle versioni, forse? No, fino a un po' di... No, no, non c'è più la OSE. Non c'è più? No, non c'è più la OSE. È diventato tutt'uno? Penso sì, penso che sia tutt'uno. Sì. In questo caso, per esempio, gli dico Linux, e poi addirittura posso, qui c'è tutta una lista di distribuzioni tipo, però questa è solo una scorciatoia, perché per esempio se io scelgo una distribuzione a caso, scegliamo la, non c'è la Mint, ok? Vabbè, scegliamo la Ubuntu 64 bit, e lui in pratica nei passaggi successivi, diciamo Mint 18.3, perché è uscita la beta della Mint 18.3, l'ho scaricata stasera, quindi ora così, giusto per far vedere
successivo, ecco, nei passaggi successivi lui mi mette delle impostazioni così di default basate su un Ubuntu di 60, che gira in una macchina 64 bit. Lui qua mi propone un minimo di RAM di 1 giga e io gli do sempre 2 giga, 2048. Successivo, crea subito un nuovo disco fisso virtuale, okay, gli diciamo crea, e vabbè, poi lui usa tre tipi di file, diciamo, io non so quali sono le differenze fra uno e l'altro, gli lascio sempre il primo, VD, VirtualBox, Disk, Image, successivo, gli diciamo dimensione specificata, altrimenti allocato dinamicamente vuol dire che io posso lavorare sul disco liberamente, man mano che ho bisogno di spazio, lui me lo allarga fino a quando chiaramente non ne trova più. Oppure gli dico dimensione specificata, allora nel passaggio successivo lui mi chiederà la dimensione, qui è già impostato 10 giga, bravo, ha imparato, ecco, gli diciamo crea, ecco, lui adesso a questo punto ha creato un file che è lungo 10 giga e su questo file corrisponde a un hard disk da 10 giga che servirà alla macchina che abbiamo chiamato Mint 18.3 per funzionare. Questi file chiaramente hanno una loro locazione sull'hard disk che la scegliamo noi, perché basta andare nelle preferenze, ecco, questo è il pannello del VirtualBox, delle preferenze generali, e appunto la prima voce che ci appare agli occhi è cartella predefinita macchine, e io ho scelto la cartella che sta nella partizione dati, che è montata dentro media dati ed è una partizione di 800 giga che fra un po' si riempirà anche quella. Ecco, questa è la cartella, e poi qua ci abbiamo altre voci, una voce principale è quella estensioni. Qui vedete che è attivata un'estensione che si chiama Oracle. VM sta per Virtual Machine, VirtualBox Extension Pack. Cosa significa? Significa che questo è un pacchetto aggiuntivo che viene aggiunto al software, perché è messo a parte, perché sicuramente conterrà vengono creati dei moduli per il kernel, e quindi quando lo installate voi dovete autorizzare, accettate la licenza e tutto quanto, cioè accettate che questa installazione vada a toccare il vostro sistema, diciamo, no? Con questa estensione si aggiungono delle caratteristiche hardware alla macchina, come l'uso dell'USB2 e altre cose che francamente non me le ricordo, non sono neanche andato a studiarmela, diciamo. Comunque è una cosa che conviene sicuramente fare, perché altrimenti avremo una macchina che da un punto di vista hardware è proprio limitata. Ecco, queste sono le preferenze, diciamo, generali. Poi va bene, abbiamo altre, insomma, schermo, dimensione massima dello schermo del guest, automatica, eccetera, rete, vabbè, qua non c'è da fare niente perché la rete automaticamente si collega. Quindi, per non creare confusioni, noi in questo caso abbiamo un Linux host, cioè la macchina fisica che stiamo usando, che stiamo toccando, viene definita come macchina host, cioè come macchina ospite. E le macchine invece virtuali che gireranno a livello software dentro la macchina host si chiamano guest, cioè ospiti. Quindi quando parliamo dell'aspetto software del programma in sé, parliamo della macchina host. Quando parliamo degli aspetti software delle macchine virtuali, parleremo delle macchine guest, cioè macchine ospiti. Allora, adesso andiamo a vedere le preferenze della macchina, perché queste qua erano le preferenze del software.
queste erano preferenze di VirtualBox. Adesso invece, se io seleziono una macchina qualsiasi, faccio tasto destro, impostazioni, allora mi vado a calibrare le impostazioni della macchina virtuale. Quindi, generale, ok, nome, tipo, versione, eccetera. Nelle avanzate, vabbè, questa cartella istantanea, descrizione nessuna, cifratura se voglio avere la cifratura dell'hard disk virtuale, sistema, e qui comincia l'interessante. Memoria base 2 giga perché l'abbiamo impostata prima in sede di creazione. Poi vediamo che io ho a disposizione un floppy, un lettore CD o DVD e un disco fisso. C'ho anche la rete, in questo caso non c'è il check nella rete perché questo qui è la finestrella per definire l'ordine di avvio. Cioè non mi serve un ordine, non mi serve un, se penso che mi possa servire anche un boot via rete, allora posso abilitare anche questo. Poi vabbè, qui ci sono altre impostazioni che francamente non capisco, cioè non so che differenza ci sia fra scegliere il Pentium 2 X3 o l'ICH9, francamente. Io ho lasciato tutto così come mi veniva proposto. Abilità IO APIC. Ecco, l'output l'IO APIC potrebbe leggermente ridurre le prestazioni della macchina virtuale. Vabbè, comunque gliela lasciamo abilità. In questo caso facciamo il tentativo, abilitiamo anche l'EFI. Cioè, in questo caso, allora, quindi, mettendo il check qua, noi andiamo a creare una macchina che ha la modalità UEFI anziché la modalità MBR. Ok? Lo schermo, no, poi un'altra cosa, processore. Ecco, e qua posso decidere quante CPU assegnare alla macchina virtuale. Vedete che sotto ho una barra verde e altre barre rosa, che insomma sarebbero rosse. Perché? Perché chiaramente, siccome io in totale ho 4 CPU, è chiaro che se le do tutte e 4 alla macchina virtuale funziona l'una o funziona l'altra. Però diciamo che fino a 2 forse si può fare. Ecco. Cioè, più o meno si può dire che sono condivise con il sistema operativo? Sì. Abilità PINX, francamente non so cosa significhi, quindi preferisco non rischiare. Accelerazione pure questa, non so, vabbè, paravirtualizzazione predefinita, lasciamo tutto come sta. Sì, lì forse c'è la scelta di KVM, forse. Di? Se apri il menu lì, quasi sì. KVM? Sì, lì sotto. E quindi cosa sta per KVM? Praticamente sta facendo una serata, sarebbe la virtualizzazione nativa di Linux. Che K sta per kernel? Probabilmente la predefinita va su quello lì, io non lo sai che predefinita sia quella. Io non la vedo. Ovviamente avendo già un Linux che ha già la interfaccia di virtualizzazione, Oracle l'ha sapote su quella, quindi. Certo. Cioè, comunque francamente non la toccherei. Vabbè, schermo gli possiamo dare tranquillamente tutti i 128 mega, tanto ok. Questo lasciamo tutto così, gli possiamo anche dire abilita accelerazione 3D, così se ha bisogno può usare le capacità 3D della macchina qua, che un pochino ce l'ha. Poi archiviazione, e qui vado a vedere appunto controlla e ride, in questo caso mi sta dicendo vuoto, non c'è niente. Controller SATA, e qui abbiamo il nostro disco, vedete, il nostro disco da 10 giga, ok? Allora, dove c'è vuoto, noi andiamo a mettergli un'immagine. Ecco, io per esempio posso scegliere un'immagine ISO, quindi prendiamo la 18.3 che ho scaricato stasera, gli dico apri. Ecco, è come se io fisicamente avessi inserito il DVD dentro il lettore. Ok? Poi per il resto non ci interessa nient'altro per ora, e gli diciamo ok. Bene, a questo punto quindi io ho una macchina che ha l'avvio in modalità, può avere l'avvio in modalità UEFI.
c'ha un DVD inserito nel lettore, in teoria se la facciamo partire dovremmo vedere l'avvio appunto dal lettore ottico. Questi sono messaggi, sono avvisi dove mi dice che la tastiera adesso è collegata alla macchina virtuale, lo stesso il mouse. Allora, e infatti questo è il menu, il classico menu di Groove dell'avvio della distribuzione di Linux Mint, Start Linux Mint 18.3 Mate 64 bit. Quindi dico Start. Quindi sto facendo l'avvio di una distribuzione live dentro una macchina virtuale che abbiamo appena fatto. Forse ci fa vedere anche messaggi. No, non ci fa vedere i messaggi. Okay. Comunque c'è, io avevi scelto una emulazione dell'Effi anche, giusto? Sì. Però forse non si può andare a vedere i parametri dell'Effi in questo caso. In questo, se è partito Groove vuol dire che l'avvio è in Effi, altrimenti non vedevi quel menu lì. Cioè l'Effi ti permette di avere varie partizioni di punto, giusto? Come? Cioè l'EFI ti permette di avere vari punti di punto. Scusa, non ho capito. Cioè l'EFI, normalmente, se tu vai in un avvio su EFI, ti fa vedere tutti i punti che in quel momento lì ha trovato di avvio. Cioè potrebbe aver trovato una partizione A, una partizione B, un CD, eccetera, eccetera. Sì. In questo caso qua la fase sta saltata praticamente. Sì, sì, perché... Cioè deve aver trovato un disco di avvio, usiamo quello. Esatto. Però non hai l'interfaccia del BIOS vera e propria. Se il BIOS web tu entri e c'è dentro quelle freccettine, verso e giù. No, e se non c'è mai... all'interno del tuo box. No, non ci ho mai provato, ma secondo me se si fa F12 F10 si entra in un BIOS virtuale. Sì, c'è questa cosa. Mi sembra, penso, sì, non ci ho mai provato. Il BIOS normale ha appunto solo un però l'EFI ha delle caratteristiche delle aree. C'è X punti di avvio, mentre il famoso BIOS normale aveva 4 partizioni. Sì. Di avvio su un unico disco, questo qua poteva avere infiniti. Sì, ma in questo caso non ce l'ha, perché in questo caso c'è solo uno. Ma noi qui abbiamo, allora noi qui abbiamo il DVD, abbiamo il DVD nel lettore ottico e poi abbiamo un hard disk da 10 giga che non è neanche partizionato, cioè non c'è neanche la tabella delle partizioni ancora, capito? Comunque la macchina adesso è in modalità EFI, perché altrimenti non avremmo visto quel menu di Groove lì, avremmo visto un altro tipo di menu. Ma ora io non allora chiaramente questo qui è... questo qui fa il macchina visualizza inserimento di dispositivi aiuto, questo è il menu dell'applicazione, ok? Questa invece è la barra, questo è il pannello dell'interfaccia Mate del sistema live appena avviato con il suo menu che risponde anche abbastanza velocemente, direi. Non c'è la tastiera italiana. Okay. Vedi che siamo in EFI? Siamo in EFI perché c'è caricato SIS firmware EFI, quindi è un avvio in EFI a tutti gli effetti. Bene, allora da questo punto qua noi possiamo tranquillamente andare a installare quello che vogliamo installare, cioè per esempio potremmo installare una Linux Mint 18.3 in macchina virtuale. Basta fare doppio clic, parte l'installazione, tanto mentre si installa questa noi ne apriamo un'altra. Questo computer è soltanto... Ah no, aspettate. Prima facciamo un'altra cosa. Facciamo... Facciamo questa cosa qua. Perché noi abbiamo un hard disk da 10 giga che non è stato... Cioè è un hard disk non partizionato e privo di tabella di partizioni. Quindi prima di tutto gli diciamo di creare la partizione, cioè la tabella delle partizioni, diciamo
siccome vogliamo lavorare in EFIDI, diciamo di usare la GPT, applica, ecco, abbiamo creato la tabella delle partizioni, poi andiamo a creare le partizioni che assolutamente ci servono. Allora, una macchina EFI ci vuole una partizione EFI, quindi scegliamo una dimensione, non so, 400 mega, facciamo 500, ma 500 mega per la macchina EFI, partizione primaria, nome EFI, file system FAT32, etichetta EFI, aggiungi. Poi ci serve una partizione swap, che non si sa mai, quindi una swap di un giga, no? Una swap di un giga, eccola, ok, partizione primaria, allora nome swap, file system Linux swap, etichetta swap, così la vediamo sempre, e poi il rimanente non allocato, 8 giga e mezzo circa, gli diciamo di fare, la chiamiamo appunto mint, chiamiamola mint 18.3, ecco sì, mi dimentico che non ho la tastiera italiana, mentre 18.3, file system ext 4 e l'etichetta lo stesso, mentre 18.3, ancora 18.3, aggiungi. Bene, allora Abbiamo creato abbiamo modificato l'hard disk del 10 giga creando una partizione EFI da 400 mega, una partizione swap da 1 giga e una partizione ext 4 da 8 giga e mezzo. Gli diamo l'ok di fare tutto e ora resterete sorpresi perché lui per fare tutte queste cose ci mette molto meno che non su un hard disk normale, ma ha già finito. Ci mette di più su un hard disk normale? Sì. Sì, lui ha già finito, lui ha già creato il file system FAT32, il file system ext4, cioè in un attimo, tatam. Ok, va bene. Questo lo chiudiamo. Questo tipo di operazione potevo farlo anche all'interno dell'installazione di Linux Mint, però è un po' meno agevole di come abbiamo fatto adesso. Quindi cerco sempre di avere le partizioni pronte prima. Quindi italiano, ora andiamo velocemente così poi vi faccio vedere le altre che ho già installato. Sono, ecco, mi ha fregato, sono necessari 10 giga e 7. Ok, niente. No, 10 giga e 7? Sì. Sì, 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 non mi ha fregato, non è vero, vedi, se uno improvvisa e poi shutdown. Rifai tutto oppure provi a fare size del... Vediamo se mi fa modificare il vediamo qua se me lo fa modificare da qua, vediamo se me lo fa modificare da qua, no, da qua non me lo fa modificare, vedi, no, faccio un comandino works manager, ma ha fatto un disco allocato staticamente, no, non credo che poi. No, va bene, io taglio la testa al tuono, 3, 2, 1, rimuovi. Perché lui probabilmente prima copia tutto sull'hard disk. Ah, sì. Sì, e poi dall'hard disk si fa l'installazione. Per questo lavora più grande. Cosa? Ti viene aggiornato il disco sempre per fare la macchina? Vabbè. Archiviazione. Ah, quindi si deve pensare il disco del disco con un argentino. Non dice adesso che è finito, non so. Sì, non so.
vedi che adesso è diverso? Perché non gli dico UEFI. Vedi che questa è la bio in MBR, non è la bio in UEFI. Capito? Così. Sì. Perché non gli ho dato questa cosa qua. Sistema abilità EFI, ecco. E adesso parte invece col menu di gruppo. E parte anche con un'altra risoluzione. Ah, quindi la bio di UEFI parte senza menu di gamba? Sì, perché quello è il Syslinux che lo fa avviare, quello. Non è il GNU. Quando parte nel MBR parte con il Syslinux e parte con quell'interfaccina lì e con la risoluzione più bassa, perché mette una risoluzione non so che risoluzione. Comunque il sistema BIOS normale si può usare il GNU normalmente, forse è una scelta di... Io ho visto funzionano tutte così. Cioè tutte le live ibride, se tu avvii in modalità UEFI allora c'hai il menu di GRUB, se avvii in modalità non UEFI non hai il menu di GRUB ma hai l'altro menu. Sì, beh, in realtà è l'avvio dell'installazione live, cioè come menu che vedi te è un timer praticamente, ti dice 4-5 secondi sì. E dopo ti avvia l'installazione. Ti avvia lo stesso sistema, però in quel caso non è avviato in modalità UEFI, capito? Vabbè, questa adesso la mettiamo di qua, che intanto si avvia. E adesso vi faccio, mentre questa si avvia, andiamo a vedere. Allora, apriamone una a caso, Ubuntu Mate, che è la stessa che è installata qui. Perché tornare di qua? Mettiti qui. Allora ricreiamo un attimo le partizioni. Stavolta non ti ha fatto, mi sembra che ci fosse un numero di lucchini a partizioni. Una volta che l'hai fatto c'era messo un mega, un lucchetti, due mega. Non ce l'ha messi adesso? Non ci ho fatto caso, sono andato veloce. No, non so. No, in genere. Se uno solo, se un mega la lucchetti della fine. Prima erano due, vabbè. Vediamo se va. Allora, italiano. Vabbè, questa è la classica installazione di Linux Mint, per chi non l'ha mai usata è una cosa molto semplice, come quasi tutte le altre, diciamo. Che dice qua? Sì, qua mi dà sempre questo avviso qua, che ci sono altri sistemi che in modalità BIOS, ma noi continuiamo in modalità UEFI, sperando che vada tutto bene. Per esempio in Debian non mi è andato bene, poi dopo non si avviava più in UEFI, allora ho rifatto l'installazione in MBBR senza la macchina UEFI. E allora qui abbiamo le solite opzioni, cioè cancella il disco e installa Linux Mint, cioè se la vede tutto lui. Oppure altro, siccome io le ho già preparate le partizioni, scelgo altro e me le vado a scegliere una per una. Quindi abbiamo questa qua. Quindi questa qua gli diciamo che deve usarla come
partizione di sistema UEFI, partizione di sistema EFI, e qui si arrangia lui, non c'è da dirgli niente. Ora lui qui pensa che io ho cambiato la dimensione della partizione, quindi mi dà questo avvio, in realtà non ho cambiato niente, era solo rimasta selezionata il campo del ridimensionamento, ecco. Poi spazio libero, questa la swap, diciamo di usarla come area di swap, e questa qui da 15 giga diciamo di usarla come, ecco, come ext4 formatta, vabbè, gliela facciamo formattare di nuovo, e punto di mount la radice del file system. Insomma, la EFI non ha un punto di mount. Come? La EFI non ha un punto di mount. Ce lo mette da sola, se lo carica, cioè tu gli dici di usarla come EFI, lui se la mette dentro boot EFI. Device per l'installazione del bootloader SDA, ovviamente. Installa, ok, questa deve essere formattata, avanti. Ah, perché c'è un file di formattazione dell'ext4, cioè ti ripari il file system ext4. Ecco, qui ora gli diciamo avanti fino a quando lui poi non si copia tutti i file. Questa è la tastiera italiana, ok. Nome, vabbè, Dario Virtual Machine, questo chiamiamo Dario Duenno Mint 18.3, scegli un nome utente da Dario VM, scegli la password da Dario VM, conferma la password da Dario VM, richiede la password per accedere, avanti. Beh, ora questa si copia sui file, noi intanto andiamo ad aprirne un'altra, sempre che non va in crash tutto mezzo mondo. Quindi prendiamo per esempio la Ubuntu Mate, facciamo partire la Ubuntu Mate. Ecco, questa è la finestra di partenza. Ho visto un attimo qualcosa che non mi è piaciuto. È finito di ROM. Ah, ok, no, è andata. Ok, allora, quindi noi qua abbiamo la non ti fa vedere il mouse. Ecco, mettiamo questa in fondo qua. Questa la mettiamo qui. Togliamo questi avvisi. Questo è l'Ubuntu Mate che si sta avviando e si ferma qui. Si ferma qui perché io ho disabilitato il display manager o login grafico, l'ho disabilitato perché appunto volevo ricavarmi dei dati il più possibili oggettivi. Quindi cosa ho fatto? Ora ho sbagliato, aspettate. Io adesso accedo come utente normale, quindi ho la macchina che è avviata con la sola interfaccia di terminale, senza il login grafico, gli dico top, perché così vedo. Cioè, è un'idea mia, poi magari poi non ha nessuna utilità oggettiva, io questo ancora non lo so. Però vedo che per esempio la Ubuntu Mate 17.10 senza il login grafico e quindi con il solo sistema di base avviato, con un utente che ha fatto il login e con un processo top in esecuzione, ha 92 processi attivi, tasks totali 92. Uno in funzione e 91 che dormono. Ok? Questo secondo me è un dato che dovrebbe dare un'indicazione, perché quando noi andiamo ad aprire un'altra distribuzione, quel numero mi cambia. C'è chi me ne dà 120, c'è chi me ne dà 60 di processi in corso. Eppure sembra quasi la stessa cosa. No. Chi lo sa? cioè visivamente è difficile da percepire, capito? Comunque, scusa, i processi sono come per il Windows, il cinerista, sono analoghi? Sì, esatto. Sì, però anche in Windows i processi, se è uno stramaro, che mezzi possono qualche disabilità, gli funzionano.
stesso. Esatto, e chiaramente qui sapere capire cosa si può pensare, appunto, ma un film mai serve un terzo. Esatto, però io cioè l'indagine che avrei voluto fare, che non sono riuscito a fare per mancanza di valutazioni oggettive, diciamo, in termini di reattività e di velocità, era anche questa, cioè capire se una certa macchina che avviata e non avendo niente da fare, perché in questo momento la macchina non ha da fare niente, c'ha solo il top, ce n'ha uno running e 91 in sleeping, no? Però io comunque sto usando una macchina che, pur non facendo niente, ha 91, cioè ha 91 cose che stanno lì pronte per fare qualcosa. Se io, quando io vado a prendere un'altra macchina, non ho 91 cose. Magari c'è una macchina che ce n'ha 100, oppure ce n'è un'altra che ce n'ha 65. E allora la domanda qual è? Ma e allora perché questa ha bisogno di 91 e quella gliene basta 65? Poi magari può darsi che siano 65 processi in corso, tutti più pesanti, e quindi alla fine e magari è tutto più lento lo stesso, io questo non, chiaramente non lo so. Però diciamo il primo confronto che mi è venuto in mente di fare è stato questo qui. Quindi io ho qua la Ubuntu Mate 17.10 con 92 processi in corso, di cui uno è il top che ho lanciato io, e con 80 mega di memoria usata. Non c'è una modalità equivalente della provvisoria? Sì, ci sono delle modalità recovery. Sì, ci sono. Nella provvisoria sappiamo che usa il minimo indispensabile. Questo è il minimo. Questo è il minimo. Questo è il minimo, perché noi abbiamo il terminale, quindi la scheda grafica non viene praticamente non viene usata. Di caricato a livello di desktop non c'è niente, cioè meno di questo. Cioè, me lo dico sì, non si può. Beh, oppure... in realtà qui, cioè, le altre cose attive, cioè, ad esempio la scheda di rete, cioè, se vuoi andare su internet, che funzionerà, ci cioè, sono delle cose che sono attive, secondo me almeno. Sì. Cioè, quello che vediamo qua, tutto quello che tecnicamente è arrivato dopo la video del cane, quindi sono applicativi anche per farti vedere il terminale, magari, per date delle funzionalità di base. No, ma perché... Se non avresti neanche il login, cioè, non avresti neanche... Beh, certo. No, certo, ma infatti io sto dicendo... L'avvio della macchina che non fa nient'altro che non avviare se stessa e predisporsi a fare qualcosa. Perché chiaramente se io faccio questa cosa a desktop caricato, oltre a questi 89 mi ci si aggiungono i servizi caricati dal desktop. Esatto, però il desktop carica il desktop sostanzialmente, cioè... Cioè, se vogliamo carica delle funzionalità grafiche, sì, cioè queste funzionalità lì sono già attive nella maggior parte, a meno che non sono legate strettamente all'interfaccia grafica. Però qui hai già delle cose che funzionano, un sistema funzionante c'è già a livello utente. Certo, in questo caso il sistema funzionante consta di ecco, adesso si sono abbassati 88, quindi qualcosa si è fermato. Qualcosa si è fermato, quindi c'era qualcosa in esecuzione, non lo so, forse il software che fa l'analisi, un locate che fa il database dei file, c'era qualcosa che stava funzionando e che adesso non funziona più. Adesso ce ne sono 88 totali e 87 sleeping, sempre con circa 80 mega usati. Ok? Ora, quindi come ho fatto a fare questa cosa, chiaramente? Io sono partito dalla macchina che aveva il login grafico avviato, l'ho disabilitato. Allora, nelle macchine con systemd si dà un semplice comando che sarebbe questo: system control set default, cioè imposta la modalità di default per, se voglio questa modalità, si chiama multi user target, cioè la modalità che abbiamo visto adesso, cioè che non parte il login grafico ma parte solamente il login di terminale, si chiama multi user target. L'altra modalità, quella grafica, invece, allora gli devo dire che di default mi fa partire
il graphical target, ecco, meno male che c'è il tab che funziona, ovviamente il tutto comandato con il onnipresente sudo, altrimenti non facciamo niente. Se io adesso do questa riga di comando qua, lui adesso ti chiede la password, gliela do, ecco, lui praticamente ha sostituito, cioè il default target praticamente è solo un link simbolico che in questo caso andrà a puntare al graphical target. Se noi adesso facciamo un riavvio sudo reboot, vediamo che lui si riavvia e partirà il login. Partirà il login grafico, vediamo che salta a che punto è. Ha quasi finito. Sta cosa del cubo a me mi piace, che vi devo dire? Si sta riavviando. Ma questo mare dov'è, quello della foto? È della Sassonia? No, questo è il golfo di Lamezia Terme in Calabria. D'inverno. Ecco, questa si è riavviata la macchina. Abbiamo il login grafico. In questo caso posso anche dirgli, per esempio, posso mettere la finestra, ingrandire la finestra e avrò dei pezzettini di desktop che non mi ci stanno. No, in questo caso ci stanno tutti perché è il login. Nel momento in cui io mi loggo e vado nell'interfaccia grafica vera e propria, che adesso così vediamo anche com'è. Modo che hai messo prima dove era set default. Set default, sì. Ma non tutte le. Non tutte ce l'hanno quel set default lì, eh. Ma set default di che? Cioè non mi sfugge un po' il. Forse le applicazioni che non hanno servizi sistemi, che non hanno un target, vanno con il default lì. No, set default vuol dire che tu gli imposti qual è l'opzione di default per una certa cosa. In questo caso è graphical oppure multi-user. Sì, però cioè, come dire, quando tu abbiamo un servizio, un sistema lì dice il tuo servizio ha bisogno del graphical target. E lui dice appena che ha raggiunto il sistema graphical target, lui può essere avviato. Cioè sono come dire dei punti in cui dici hai avuto questo graphical target, tot cose possono essere avviate perché ho raggiunto un determinato stato della macchina. Guarda, non ti so dare spiegazioni più precise perché io so solamente questa cosa, perché l'ho trovata su Google. Perché tu potresti avere anche tutti gli esperimenti già installati, giusto? Però solo uno abilitato. Certo, allora la domanda è come si fa a scegliere che il graphical target sia uno o l'altro, sia l'ITDM, sia l'ITDM, KDM oppure GDM3 e così via. Non lo so come si fa, non l'ho studiato, non mi interessa. A me mi interessava solo togliere il login grafico all'avvio, visto che bisognava fare così, basta, cioè, no. Mi sono fermato là. Ecco, allora questo è l'ambiente desktop di Mate. Volevo controllare un attimo la risoluzione. Ecco, in questo caso è 1360x702, noi invece gli andiamo a dare 1366x768. Applica, mantieni questa configurazione, chiudi. Quindi abbiamo, gli ho dato la stessa risoluzione di questo schermo e di quello schermo. Infatti qui adesso sono apparse le barre di scorrimento, vedete? Allora, io posso usare la modalità schermo intero usando il tasto host, che per VirtualBox di default il tasto host è il control destro. Col control F io passo a schermo intero, ecco. Quindi in questo caso ho un sistema Mate che mi gira in modalità su una macchina virtuale con la stessa risoluzione della macchina fisica, che è a schermo intero e posso vedere che non gira neanche malissimo, se vogliamo, perché
do un doppio clic, 1, 2, 3, ecco, e questo si è già aperto. Non va neanche malissimo, diciamo, no? Vediamo quanto tempo ci impiega a partire Firefox. Vediamo un po'. Allora, 3, 2, 1, via. Vabbè, io l'ho fermato appena si è formata la finestra e sono 7 secondi, sono 6,9 secondi circa. Chiaramente se lo faccio ripartire di nuovo ci metterà di meno perché avrà una parte di disco in cache, ecco. Quindi è un conteggio che ha senso farlo solo se si fa proprio all'avvio, quando i buffer sono tutti, quando non c'è stata ancora nessuna bufferizzazione del disco, chiaramente. Comunque, come vedete, sembra quasi un sistema vero. E quindi chiaramente facendo il confronto di prima, andiamo a prenderci il terminale, facendo il confronto che avevamo fatto prima, faccio top dentro il terminale adesso, io adesso ho 136 task che girano, prima invece erano 88, e la memoria è passata a 366 mega contro gli 80 di base. Però anche questo adesso è un dato che non ha più valore perché io ho già fatto partire la... Ah no, perché no, la memoria dei cache, dei buffer è a parte, sono 631. No, la memoria usata effettiva è sono 366. Ecco, allora vediamo. Oh, questo funziona ancora, sì. Questo ha finito. Perché lui ci metterà sempre lo stesso. Come? Il tempo di avvio sarà lo stesso. 7 secondi. Sì. Ah, di Firefox. Sì, No, ma lo sai cosa è curiosa? Anche perché ci mette un meta. Lo sai la cosa curiosa cos'è? Il tempo di spegnimento. Guarda, arresta. Tom. Finito. Cioè. Questo è una macchina virtuale, sì, sì. Quindi hai chiuso un file, hai chiuso una cosa. Eh sì, no, però sono gli stessi processi che c'ha la macchina reale, perché io pure, cioè se io apro il terminale qua, che è sempre un mate, sempre un Ubuntu mate, faccio top, io qui ho 188 tasks, ora perché qua ho più roba aperta, ho 300. Una macchina virtuale anche questa, scusami. No, questa è la macchina reale. La macchina reale. No, vabbè, in questo caso ho 3 giga di memoria utilizzata, non posso farlo perché ho tutta una marea di roba aperta, ho la macchina virtuale aperta, quindi chiaramente non ha un confronto. Però voglio dire, Ubuntu Mate è questo reale, Ubuntu Mate era quello virtuale, cioè i processi sono quelli. Chiaramente non so, qui ci sarà un driver di scheda video che lì non c'è, lì ce n'è un altro, perché lì viene creata una scheda video virtuale. E ci sarà un driver che fa funzionare questa scheda video virtuale, però grosso modo sono più o meno gli stessi processi. Se io spengo questa macchina, mi ci sta un bel po' di secondi prima di spegnersi. Spengo quella macchina, cioè si spegne in un attimo. Così com'è, anche gli avvii sono più veloci, anche di questo io francamente non mi capacito. Comunque quando parli di processi io leggo task, le stesse cose, sì, task processi è la stessa cosa. Ma se una macchina è reale, i processi stanno all'interno di zone di memoria separate, non individuate dal processore, dal sistema operativo. Le macchine virtuali cosa fa? Si creano altrettante zone di memoria con specifiche che non si, che uno non guarda l'altro, cioè protette in sostanza. Beh, certo. Oppure è un unico processo nel quale ci sono vari task che in realtà simulano o emulano i processi. No, qui c'è un sistema operativo
cioè qui adesso nelle macchine, nella macchina virtuale c'è lo stesso sistema operativo che c'è nella macchina reale. Quello che cambia sono solo le periferiche, perché io qua nella macchina reale ho una scheda video Intel HD 4000, non so che cos'è, avrò una certa tastiera, avrò un chipset che mi gestisce gli hard disk, avrò un chipset che mi gestisce gli USB, avrò un chipset che mi gestisce il Bluetooth e così via. Chiaramente tutte queste disponibilità hardware vengono, come si dice? Ci sono ripartite tra le varie macchine? Sì, ma non esiste più, che ne so, il chipset XYZ 25048 di questo Bluetooth. Se la macchina virtuale vede che c'è un Bluetooth, ha il suo, perché io questa macchina virtuale, se mi prendo tutta la macchina virtuale, tutto il pacchetto, tutta la cartella, me la metto su una penna USB, vado su un altro, vengo a casa sua, lei ha installato VirtualBox, gli dico aggiungi macchina virtuale, gli faccio aggiungere la macchina virtuale che ho io sulla penna USB, e quella parte. Bisogna capire, si prende una fetta del computer e se lo usa, diciamo, in maniera separata, duplicando probabilmente il sistema operativo. Ma non lo usa così com'è. Prima di usarlo crea una astrazione in modo che quella macchina virtuale lì può viaggiare su qualsiasi, in teoria, su qualsiasi altro computer dove c'è lo stesso VirtualBox installato. Cioè il senso è questo. Cioè io non ho bisogno se la stessa macchina virtuale la metto sull'altro portatile che ho, che ha un'altra scheda video diversa, non è che quello mi fa installare altre robe. No, la macchina virtuale parte, perché è quello che fa girare la macchina virtuale che fa credere al software installato nella macchina virtuale di avere sempre la medesima periferica. Se tu quando lo crei lo puoi condividere, magari puoi spedire quei file che ti crea lui, li puoi condividere da un'altra persona anche tramite la rete, e lui li installa nella sua macchina virtuale, nel suo VirtualBox, e lo visualizza così com'è. In teoria sì, non so quanto sia affidabile questo tipo di procedura. Per esempio, ho visto che per esempio Linux Mint mi dava un problema. Io adesso sto lavorando su Ubuntu 17.10 perché ho dovuto lasciare la Mint 18.2, perché sulla Mint 18.2 quando lanciavo la macchina virtuale mi rimaneva a metà finestra una barra di menu a scomparsa, che sarebbe stata la barra delle opzioni della macchina virtuale, e me la disegnava a metà finestra e non sono stato capace di risolvere, di toglierla. E quindi ho visto che invece sull'Ubuntu, che si usava un'altra versione di VirtualBox, non lo faceva. Allora ho detto vabbè, ciao, mi metto a lavorare qui e basta. Nel caso specifico questa non è neanche la VirtualBox che viene data da Ubuntu, perché Ubuntu, l'ultimo Ubuntu ti fa installare una VirtualBox 5.13, questa invece è la 5.20 che io ho installato proprio dal sito. Ho aggiunto la linea dev nel pacchetto della lista dei sorgenti, ho installato dal sito l'ultima versione stabile che è la 5.20. Ecco, allora sì, questa è una domanda che ho fatto prima, sono capito male. Quando avvi la macchina virtuale, sui processi che volevamo prima, gli 88/186 processi, quelli lì non sono visibili nel sistema operativo host, giusto? Cioè il sistema operativo host vede un processore che sarà dentro il box con il suo giga di RAM. Ma nell'host dici guest o l'host? No, l'host. L'host è questo. Esatto. L'host avvia con la freccettina il processo. Il VirtualBox con Ubuntu Mind. Certo. Ok, quindi quello lì sarà un unico processore, però all'interno c'ha tutto un sistema operativo che gira dentro. Quindi l'host non ha controllo sui sottoprocessi che sono in parte. No, assolutamente no. Non li vede. No, sta facendo una cosa, no, continuamente risorse.
sono due cose completamente isolate, cioè è stato fatto apposta questa cosa, è stato fatto apposta, cioè tu dalla macchina virtuale, a meno che tu non voglia, non riesci a toccare le cose che stanno nella macchina reale. Cioè se io sono qui dentro, io adesso, noi entriamo adesso qui, forse più bravo al contrario, forse. Ma neanche! Comunque c'è il nostro che dentro il box è un software. Sì. Quindi come software deve avere un processo. Certo. Perché i software che partono sono l'applicazione, quindi l'applicazione ha un suo processo. Cioè dentro l'applicazione, come dice il collega, evidentemente immagino, l'applicazione genera tutta una serie di task, di ambiente che è il sistema operativo, mi sembra di più. Ora, quindi è un figlio del processo principale. Certo, certo, però voglio dire, io per esempio qua noi adesso siamo dentro la 18.3 che sta in macchina virtuale, no? Ecco, se, ora vediamo il centro di controllo qua. Il Lost 1376768, applica, mantieni. Se noi facciamo un elenco di task del principale, diciamo, dell'host, dove vedere VirtualBox come un unico processo? Beh no, ce ne saranno anche più di uno di processi, ora non lo so. O di alcune applicazioni? Ce ne saranno anche più di uno. Ecco, questo è il desktop di Mint che consta di 154 processi e occupa 343 mega, quindi occupa un po' meno di Ubuntu, in Ubuntu erano 366, no? Questi sono 343, comunque siamo lì. Comunque io qua posso frugare quanto voglio, non ho nessun riferimento a elementi della macchina reale, a meno che io non voglia, cioè io posso creare delle cartelle condivise sulla macchina host e dirgli queste cartelle sono condivise con te, e allora all'interno della macchina virtuale io vedo delle cartelle condivise come se fossero condivisioni di rete o roba del genere. Però fisicamente io da dentro la macchina virtuale, fisicamente io non posso fare assolutamente niente dentro la macchina reale, quindi questa è come se fosse una cassaforte, è come se fosse una, è un applicativo. È come se fosse una panic room, cioè sono chiuso qui dentro, posso fare tutto quello che c'è qui dentro, però fuori da qui non posso fare niente. Un esempio banale che sono se calza, tipo una pagina web non in grado di avere un comandi di linguaggio che ha all'interno, non hai il comando di salvare il file o del genere, quindi è qualcosa di encapsulato che non riesce a dare fuori. Esatto. E quindi non riesce a trattare fuori. Esatto. Bisogna capire che il ragionamento sia simile. Se parliamo di dischi, è un disco comunque virtuale, tra virgolette, se parliamo di cose... Quindi... Esatto. E questo vale anche dall'esterno verso l'interno. Cioè io per poter modificare i file che sono qui dentro, devo essere qui dentro. Addirittura posso scegliere se fare copia e incolla oppure no. Che il copia e incolla, per esempio, è disabilitato per default. Cioè se io faccio un copia... mi copio un indirizzo web dal browser che ho sulla macchina reale e poi lo voglio incollare nel browser in macchina virtuale, se non ho abilitato il copia e incolla fra host e guest non me lo fa fare. Siamo a questi livelli qui. E sempre parlando di curiosità, volendo, c'è anche un'ulteriore modalità, cioè si può far partire una macchina virtuale usando un disco reale. Però bisogna stare attenti, perché io ci ho perso un sacco di dati per fare questo giochino. Cioè nel senso, sì, c'è una specie di trucco, ma non è un trucco, perché le istruzioni sono disponibili anche sul sito. Si crea un file particolare che praticamente contiene, è come se contenesse degli indici e delle partizioni che noi vogliamo usare e che vogliamo che vengano montate certo modo, e allora poi si fa avviare la macchina che anziché usare una partizione virtuale oppure un disco virtuale partizionato usa un disco
che può essere un insieme di partizioni reali, fisiche, che stanno sull'hard disk dell'host. Esempio tipico, non so, io c'ho, voglio usare Linux perché uso Linux, eccetera, però mi serve quel certo programma che ho solo dentro Windows. Allora io ho due opzioni, mi creo una macchina virtuale Windows, ci installo un Windows e dentro quel Windows ci installo il programma che mi serve. Questo mi comporta due problemi. Il primo problema, installazione di Windows, se è regolare deve avere un numero seriale, quindi io ce lo devo avere, però io quel numero seriale l'ho già speso per il Windows vero, e quindi nel momento in cui lo vado ad autorizzare quell'altra copia di Windows, questa mi dice no, che fai? Tu una volta solo lo puoi usare per il seriale. Primo. Se, idem è lo stesso per il programma, magari mi serve magari un certo programma che su Windows è installato e magari un programma proprietario non mi consente di installarlo una seconda volta su un'altra macchina. E allora cosa posso fare? Posso inventarmi questa cosa, cioè faccio partire un'installazione di Windows che anziché usare un disco virtuale, cioè usa sì un disco virtuale però formato da partizioni fisiche reali, quindi io faccio partire in virtuale lo stesso sistema che fisicamente è installato sul disco rigido. Io c'è stato un periodo che l'ho fatta questa cosa, però non sono stato cauto, perché infatti c'era scritto da qualche parte attenzione, perché quelle cartelle montate sulla partizione NTFS di Windows, quando usate il Windows in virtuale, non devono essere montate anche nella partizione Linux, altrimenti il sistema non ci capisce più niente e si possono perdere dati. Questa cosa mi era sfuggita e quindi io stavo usando il Windows in virtuale che però usava il disco fisico. Poi contemporaneamente stavo usando il sistema Linux dove erano montate le stesse partizioni NTFS e a un certo punto ho visto che la roba spariva, cioè passavo da una parte all'altra, tom, ma qui non c'è più niente, ma è vuota, com'è vuota la directory? Allora vado lì là, tom, ma sì, è vuota. E quindi allora ho spento tutto e poi appunto ho scoperto che non era una buona abitudine e vabbè. Però al limite si può fare anche questo. Comunque, ora, ritornando ai paragoni, io mi ero fatto uno schemino di base, perché qua a distro confronto, così saltiamo un po' di cose, no? Ecco, questo è per esempio il top, sempre parlando della macchina senza display manager funzionante, no? Cioè solo con il login da terminale. Questa per esempio è Hunterboss, che è una derivata di Arc. Volevo fare un confronto anche con distribuzioni decisamente fuori dal mondo Debian e Ubuntu, quindi non volevo impazzire con Arc e tutta la sua procedura di installazione. Lo so che tu sei esperto, però insomma ci vuole proprio una pazienza, un lavoro da certosino, bisogna configurare tutto a mano. Il tempo è quello. Cambia tanto. No, questa è un alter gossip, sta lì la live. Con il tempo 5 minuti di differenza. Sì, ce l'ho. Boh, forse quando l'ha fatto 3-4 volte di seguito, sì, ma. Vabbè, insomma, questa è Hunter Ghost, che sarebbe una derivata di Arch o Arc, non so come si dica. E questo è un dato interessante, perché sul login non grafico di Hunterghost io ho solo 66 tasks in esecuzione. Questo invece è il top di Debian, dove i task sono 82 e con 49 mega di memoria occupata. Questo è il top della Fedora Mate, dove i task sono 103 con 89 di memoria occupata. E questo è la Ubuntu Mate che abbiamo visto prima, dove i task appunto qui in questo caso erano 91 con 78 mega occupati. Ecco, mi ero fatto questo schemino qui, questa tabellina, così insomma per avere un confronto. Una domanda che è banale legata all'ignoranza del sistema, ma le varie distribuzioni hanno tutti i task nomi diversi? Nel senso diversi, tra una distribuzione e l'altra. Cioè,
io vedo LibreOffice, OpenOffice, eccetera, no, di fatto sono, hanno una base comune, ossia c'è una, c'è una, tutto un sistema di API, eccetera, che sono uguali. Qua più, esiste lo più, stesso. Più o meno sì, io sì. Penso che a parità di kernel sì, non cambi molto. Poi ormai tutte quante usano questo sistema di avvio che è SystemD, quindi saranno i servizi lanciati da quel sistema lì. Sono i servizi? Sono i servizi più o meno uguali, penso, i nuovi siti? Penso, io penso di sì, basta fare una rapida scorsa, perché qui c'era... Adesso non è un po' difficile. L'ordine alfabetico, se c'è un ordine alfabetico, non li vede... Quindi quello che occupa più RAM alla fine e l'altro sono uguali, no? Come? Quello che occupa più RAM e l'altro sono. E altro se facciamo fatica a vederlo, perché qui lo esprimo in percentuale. Questo qui è 8,7, sarebbe la 8,7% di 1,958, che equivarrebbe a 170 mega, che secondo me è andato astronomico per. In confronto, secondo me qui ci sono anche dei buffer predisposti in mezzo. No, e io non mi sono perso, non ho preso il tempo di fare un top con questi valori separati, quindi non so. È un confronto che è rimasto un po' così. Comunque sì, la domanda che ha fatto il signore qua è interessante. Ma credo che sì, che magari utilizzo un po' più rano, ma alla fine. Magari è un'intenzione diversa, cioè chi compila il kernel magari sì, sono delle scelte magari progettuali, sì, esatto, utilizza delle opzioni di compilazione che magari si utilizzano proprio di RAM anche per anche a livello applicativo, cioè usano più cache, più buffer, quello che è, per essere più reattivo, sì, magari più veloce, cioè, non è che puoi dire l'analisi lo ottimo di meno per cose, cioè, sono delle scelte in LibreOffice che i soggetti sono quelli, dice guarda, non voglio rendere più leggero veloce, non esiste, cioè se lo rendi più leggero nel senso che usa meno risorse tipo la RAM, sa che non è relativo, perché ovviamente la cosa che non è RAM c'è dal disco, quindi questo è chiaro, insomma, ma un po' più di leggerezza e velocità. Almeno che non stai utilizzando software di base, però se mi fai forse quello. Diciamo una cosa che penso si possa dire, aumentando il numero di task o di processi, aumenta il tempo di caricamento, immagino. Evidentemente. Io questo francamente non lo so, io mi ero incuriosito, ho voluto fare questa cosa e volevo fare anche dei confronti appunto misurando ma non così, cioè misurando veramente, però non ci sono riuscito. Si può provare a fare una prova empirica, per esempio questa è l'Ubuntu Mate nella macchina virtuale, vediamo quanto tempo ci mette il Firefox a partire da qua. 3, 2, 1. Via, vediamo un po', appena si apre, che disegna la finestra, eccola qua, che ho finito, 7 e mezzo siamo lì, questo apre in 7 e mezzo. Sono 7 secondi della nostra vita che si andavano via. Diciamo, sono 7 secondi che si andavano via dalla nostra vita. Bruciati per andare a fare, forse. È una cosa gravissima. Vogliamo vedere quanto ci mette debito. Monti una SSD che è lunga la vita. Vediamo quanto ci mette debito. Vabbè, debito la mettiamo qua. Quindi allora qui c'ho mente. Vediamo debito una scheda intero. No. Non sono riuscito a farla sta cosa. Ma ora qui facciamo partire il login. Non sono riuscito a farla sta cosa, perché se io vado qua a fargli fare, a vedere le risoluzioni,
dello schermo. Non me le dà. Eccolo qua. Eccolo qua. E allora poi chiaramente bisogna installare delle guest addition, cioè un'immagine ISO dove tu sulla macchina guest, cioè sulla macchina virtuale, installi queste guest addition che vanno a praticamente lui evidentemente aggiunge dei moduli del kernel interni alla macchina guest per far funzionare meglio certe periferiche tipo USB 2, se viene fornito dalla macchina host, tipo la scheda video, eccetera eccetera. Allora, nelle altre macchine si vede che questo problema non si pone, perché a livello di kernel installato, kernel virtuale installato, è già provvisto di queste cose. Debian no. Io ho provato a installarvi il guest addition, mi dava sempre un errore. Alla fine gli ho detto: Debian, ciao, ti vai a 1024x768. Ecco. E quindi se vogliamo vedere internet, Firefox, con quanto parte in Debian, vediamo un po'. 3, 2, 1, via. 5, 6, porca. 6, vabbè, 6 e 9, 6, 5, 6, 9, siamo lì. Sì, facciamo lì. Siamo lì. Vediamo il suo file manager con quanto lo apre. 2. Questo è velocino, eh. Qui forse. Qui si vedono i task in meno, forse. Qualche task in meno si vede. Facciamo partire l'Antergos. Sono più caldo che si vedono a fare lo scorrimento laterale. Facciamo partire l'Antergos, che così vediamo l'arc come va. Boot from the disk. Aggiungiamo più risorse, sarà un periodo più veloce probabilmente. Comunque è un mondo strano questo qui, cioè io. Ma a parte quello, ma tu vedi distribuzioni che nascono come funghi, gente che dice: oh, ho provato questo, cioè, tutti a dire: qua Solus bellissima, l'ho installata, 4 volte, per quattro volte avevo la directory boot vuota. Cioè ogni volta non mi partiva, poi dall'altra macchina vado a guardare, boot vuoto, e allora ecco. Mi sono stufato e. Sì, che poi non è che ci fosse stata rivoluzione, cioè a meno che non sia un altro di store che fa un miracolo, ma. No, questo Solus qua era interessante perché c'è un sistema di pacchettizzazione suo. Cioè non è Debian, Fedora, ma è, cioè, una roba proprio, è una roba sua. Ma ripeto, dunque, come si fa a far partire questo? Perché, ecco, come si fa a far partire un servizio, tu che la sai, che la usi? SystemCTL start. SystemCTL. System. Quello che mettevi prima con set default. System control, start, e poi il nome del. Questo Light DM Service. Sì. Oh, ok, perfetto. Questa è risoluzione, dovrebbe essere in risoluzione normale, vediamo un po'. Non è venuta. Questa è stabilita. Vediamo un po'. Post serve. Hai finito di pensare? Ecco. Control center. Dov'è?
66, ci sei andato vicino. Applica, tieni, chiudi, CTRL F. Ecco, siamo a schermo intero. E vediamo il nostro vecchio Firefox. No, non ce l'ha Firefox, niente. Porca miseria, non ci ha fregato. Allora, Tong. Vabbè, insomma, non male, dai. Neanche due secondi. Però è brutto, però, eh? Queste vesticole sono brutte. Vabbè, ma questa ma questa si cambia, no? Questa si cambia, cioè. Infatti. Vabbè, installiamo Firefox. Perché dalla scena lì come mai aveva quei colori di mano di fatto? Cosa? L'esempio della scena che faceva le prestazioni. No, no. Lo faceva lui. Che era nera, rossa. Sì, se no, lui, quella era il terminale, non era grafica, la faceva lui così. Sì, sì. C'è il top di segnalato rosso. Sì, ho fatto configurazione un po' sicuro. Si usa HTOP, ad esempio. Com'è? Pac-Man? Sì, Pac-Man 1000S. Pac-Man Firefox. Li trova col... Ah sì, li trova, ok. Allora Firefox. Beh, fa solo Firefox. Che sono sì. No, perché bisogna fare l'update, sicuramente va aggiornata. Ah, quindi SY-SY Firefox. Può anche essere più la macchina. No, te l'ho trovato, quindi te l'ho trovato alla fine. C'è un Milo che è quella vecchia versione della stava scaricando. No, che sto facendo? Comunque te la stava scaricando comunque. Firefox. No, ma dava tutti quegli errori là di roba non trovata. Sì, perché qua c'è un miro, però l'ha aggiornato, abbiamo ancora la richiamazione. Cioè, ma l'ha aggiornato, non l'aveva cancellato, qua comunque ti aggiorno pure il database. Beh, questo è aggiornato. Ma è strano, ma questa dovrebbe avere un suo software qualcosa, no? Vabbè, lasciamo stare. Il grafico dici, forse quel cosettino in basso a destra, quel pic. Questa? No, questo è sempre la giornata. No. Vabbè, gli faccio continuare quello che stavo facendo. Aspetta, com'era Pac-Man? Per aggiornare tutto, S? Meno S, cioè meno SY, minuscolo, aggiorni il database, cioè sì. L'elenco dei pacchetti. Ma è solo l'elenco, eh? Sì. E poi se metti quello che sta là, Firefox, lui ti scaricherà. No, se gli do... SY lui aggiorna tutto. No, aggiorna l'elenco. Che mi sembra già. E qui è tutto aggiornato. E allora perché? Adesso funziona. Sì, immagino che come è installato il sistema precedentemente avesse aggiornato i pacchetti. Scaricare 41 mega, dai. Ecco, vedi che ora non lo fa più tutte le ultime versioni. Quando? Cioè sono abbastanza velocemente, ma purtroppo sono quello di tutti i giorni. No, ogni 6 ore, cioè se no che non scrivere la ok. Allora ho detto tutti comunque, funziona già così bene che non è stato un cambio di. Ora abbiamo anche Firefox. Pronti a partenza. Beh, se ora lo carica in 4 secondi come ci restiamo? Ah, se lo carica in 4 secondi come ci restiamo? Sono pieni, c'è il domando che vuoi. Arce. Tutto a posto. 3, 2, 1, via. Anzi, ti dice che se lo carica in 4 secondi perché l'hanno andato a posto. In 3 secondi l'ha aperto. 3 secondi ci ha messo.
ci ha messo 3 secondi contro i 6, 7 di tutte le altre. Perché la Diana ha finito di fare gli aggiornamenti. Credibile sta cosa, eh? Anche sì, però appunto mai uso più l'anno magari, cioè. Ma, questo lo vediamo subito, cioè fai un posto aperto. Penso di sì, io ho fatto un confronto una volta, avevo preso la Milano. Ma tu la mezza che c'era. Vediamo se c'è questo, che alcuni dicono per me. Pac-Man, S, Lanz, Lancis, Blancis. Non si vede la mazza, aspetta. La mazza binaria è del fondo nero. Bianco? No. Grigio sul nero, dai. Grigio sul nero. No, verde nero. Sì, la scuola di M, insomma. Allora. Memoria sempre, oh, sempre 44,8%, sempre, ah no, usata, eccola qua, 896 mega, 898 mega. Tantissimo. Ma c'è un, c'è un Firefox aperto però, con due schede. Beh, tanto il volume. È tanto? Sì, no, secondo me è tanto, perché in realtà poi c'è tanto, è giusto, ma l'una, cioè, l'una non è sbagliato. Andiamo di qua. Due, tre. Vabbè, questo l'avevamo già fatto partire, quindi non fa testo. Strumenti di sistema, terminale, top. Qui c'è una scheda aperta, andiamo di qua, vediamo se si libera, se libera memoria qua. Se noi gli chiudiamo questa qui. No. 128, siamo sempre lì. E questa invece già 381. Cioè, forse è tanta la differenza, cioè è giusto che ci sia un po' di differenza, però da 400 a 800 tantina, ma penso. Vediamo di qua. Questa è la 18.3 che dice che c'è già il supporto per il Flatpak. Flatpak è un nuovo, è uno dei sistemi di pacchettizzazione, containerizzazione, che come Ubuntu ha scelto Snap, no? Ubuntu, Ubuntu vuole puntare sugli Snap come container. Questo invece è Flatpak, ho letto, però l'ho letto solamente, non mi sono informato, che è sempre un container che però non contiene le dipendenze, cioè le dipendenze bisogna metterle separatamente e quindi un po' meno ingombrante, diciamo, degli altri. Però è sempre un sistema di pacchettizzazione a tipo container, cioè che l'applicazione gira dentro l'ambiente suo e basta, insomma, come fanno gli Snap. In modo che lo stesso Flatpak tu lo puoi installare su qualsiasi distribuzione, cioè pacchetto, ah, pacchetto. Certo, fare uno standard forse. Sì, no, no, sono fatti così. Lo Snap, cioè se tu prendi lo Snap di GIMP, tu c'hai lo Snap di GIMP, se, o c'hai Ubuntu, c'hai Debian, o c'hai qualsiasi tipo di distribuzione c'hai, basta che c'ha il supporto Snap, tu lo stesso Snap lo lanci, quello gira. E così Flatpak, però il Flatpak, mentre lo Snap si porta dietro tutto ciò che riguarda tutto come dipendenze, Flatpak no, quindi le dipendenze devono essere comunque esterne. Non c'è pericolo che sulla schiuma dei file esistenti, cioè, no, cioè il pericolo è che il pericolo è che è più ingombrante, no? Perché se tu hai tre applicazioni, ognuna dentro il suo Snap, e tutte e tre queste applicazioni si tirano dietro, che ne so, 100 mega di librerie, e tu queste 100 mega di librerie ce l'hai qui, ce l'hai qui, ce l'hai qui. Capito? Vediamo quanto va. Stop. E qui abbiamo 657 di memoria usata, vedi?
quindi sì, più vicino a 650% ci sta, quello va bene. Comunque l'Erasmus costa tanto oggi giorno, cioè 8 giga. Avrei voluto fare una cosa un po' più precisa, ma diciamo che sono riuscito a fare solo una panoramica, ecco. Va bene, è stato interessante. Grazie di essere intervenuto. Come fermiamo qua? Va bene, grazie.